Noi andiamo avanti perché il CERN appunto ci ha regalato in questi anni anche scoperte scientifiche, ma anche grandi progressi tecnologici, e fra questi, come tutti sappiamo, c'è anche il World Wide Web, che è stato inventato proprio al CERN nel 1989 da Tim Berners-Lee. Allora oggi noi ci salutiamo facendo un viaggio nel mondo e nella storia dell'informatica. Laura Longo ci porta al villaggio Crespidadda in provincia di Bergamo, dove fino al 22 ottobre la mostra Computer Stories racconta una rivoluzione che nel giro di pochi decenni è riuscita a cambiare il mondo. Poi una breve pausa e tornano le notizie di Renews 24. Perché è stato deciso di fare questa mostra di computer a Villaggio Crespi? Villaggio Crespi è uno dei Santa Santorum dell'archeologia industriale italiana e europea, è un documento della prima rivoluzione industriale italiana e quindi c'è anche un elemento simbolico. Dalla prima rivoluzione industriale alla ennesima rivoluzione. Qui abbiamo un esempio, diciamo, delle prime mosse e di anche primo, come i computer occupassero tanto spazio. 200 metri quadri, 500.000 contatti saldati a mano e facevano più di 50 gradi. Quando l'hanno fatto partire c'è stato il blackout a Filadelfia. E invece qui ci troviamo davanti a due grandi campioni della tecnologia, sì. Uno tutto italiano. Tutto italiano e anticipatore di parecchio di quell'altro. Diciamo che questa è la vostra Gioconda in questa mostra. Assolutamente, questo per noi è il pezzo più importante. È di fatto e senza ombra di dubbio il primo personal computer al mondo, celebrato forse più dagli americani che da noi, questo è un po' assurdo, ed è un oggetto quindi anche prezioso. Questo invece ha tutta un'altra storia ed è un Apple. Macintosh, è il primo Macintosh indirizzata alla semplicità d'uso, persino l'idea di avere una maniglia è un'innovazione. Allora, abbiamo visto computer giganteschi. Siamo proprio agli inizi degli anni 80, 1981. Adam Osborne inventa questo computer che è compatto, è sul piccolo schermo, però pesa tanto. Pesa tantissimo. Le prove questo è un laptop del 1986. Comunque oggi non se lo porterebbe in giro tanto volentieri. No. Qui siamo nella sezione dei grandi errori. Questo è Newton. Questo è un prodotto sbagliato perché è arrivato troppo presto. Persino i Simpson prendono in giro questo oggetto perché scrivevi una cosa e ne riconosceva un'altra. Poi diventa tutto sempre più piccolo e da, diciamo, in 10 anni... No, molto meno. Questo signore, Clive Sinclair, crea computer, come vedete qua, molto semplici, direi spartani, addirittura dove la tastiera è un foglio di plastica che si preme per garantirne grande economicità. Le chiedo un'ultima cosa, tutti questi oggetti arrivano dal suo museo? Sì, questa è la classica collezione che nel tempo abbiamo compreso valesse la pena di mostrare, di raccontare. Questa è un'ottima occasione quindi per scoprire che cosa sta dietro queste macchine. Oggi queste macchine sono in grado di dialogare e di proporre addirittura non solo delle notizie, ma forse dei pensieri, forse.